La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito. È proprio il caso di dire che questa mattina la nostra riflessione gira intorno a un detto: due pesi e due misure. In passato, con l'assenza di monete, la bilancia era usata nella maggior parte delle transazioni commerciali quotidiane. I mercanti che usavano pesi diversi a vantaggio del proprio guadagno sono considerati da Salomone disonesti. La disonestà oggi, come allora, è condannata non solo da Dio, ma anche dagli uomini onesti. Un valore troppo antico da essere passato di moda? Al giorno d'oggi, essere onesti sembra essere uno svantaggio. Mentire ai propri genitori per non incorrere a punizioni, imbrogliare il professore per superare l'esame, nascondersi dietro il proprio errore sul posto del lavoro con l'intento di accentuare le mancanze degli altri. Questi sono solo alcuni dei comportamenti che rivelano una profonda disonestà che, pur non esprimendosi con il denaro, fa di noi persone che utilizzano due pesi e due misure. L'onestà non è una virtù innata, va scelta e ricercata con forza e talvolta con coraggio. Rimanere onesti significa prima di tutto rispettarsi, crescere migliorando la visione della nostra vita. Significa vivere alla luce del sole, rafforzando la fiducia in noi stessi e negli altri. La falsa bilancia non può essere gradita a Dio perché non ci permette di vivere nella libertà. La falsa bilancia non ci permette di affrontare le sfide della vita. La falsa bilancia non ci permette di respirare il dono della grazia. Con il giusto peso camminiamo nella strada della nostra quotidianità. Parliamo con gli altri, facciamo affari acquistando e vendendo. Con il giusto peso affrontiamo la giornata sperimentando la libertà che l'onestà ci riserva. Buona giornata.